Boy, è il momento di parlare della Switch Ax, ragazzi. Allora, Switch Ax che si è evoluta parecchio dalla sua iterazione precedente e soprattutto si è evoluta in diversi sensi, nel senso che finalmente hanno reso la Switch Ax Switch Ax, che non è una cosa da dare per scontato, ok? L'unico problema della Switch Ax, ed è la ragione per cui purtroppo è nel tier 2 in questo momento, anche se si potrebbe alzare dipendentemente da che skill ci sono in gioco, è che è troppo legata ai wirebug per essere effettivamente efficace. Ma vediamo, andiamo insomma per gradi. Che cos'è che è cambiato? In realtà non molto, questa è la cosa sorprendente, ma quel poco che è cambiato in realtà fa una differenza talmente tanto grande che sì, è ancora tier 2 perché non abbiamo un counter, un dodge, bla 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 di base nell'arma, ma quel poco che è cambiato è comunque sufficiente per rendere un'arma migliore, ma soprattutto per renderla con un design migliore. Prima cosa che è cambiata. Da World è tornato la Power Axe Mod, ma ha un effetto diverso da World. Su Monster Hunter World, la Power Axe, quello che accadeva è che aumentava il quantitativo di stagger che faceva l'ascia. Non male, sì, ma comunque non era niente di particolarmente di rilievo dal punto di dire oh, adesso è cambiato il gioco. O comunque era un qualcosa che appunto era. Ok, adesso contro questo mostro in ascia ho uno stag limit, ho uno stagger abbastanza alto, quindi posso mantenere la mobilità della mia ascia e attaccare solo in ascia. Quello che loro hanno fatto qui su Ryze è invece hanno fatto sì che il buff che attivi in ascia in realtà non ha effetto in ascia, ironicamente, ma questo buff fa sì che la barra del calore della modalità spada sale tipo al doppio della velocità. Che è spaventosamente forte come cosa. Seconda cosa che loro hanno fatto è che dopo questo, e questo attacco qui segue da un doppio switch rapido molto forte, il quale può essere seguito da notevoli altri switch vari. E questo, vabbè, non è nemmeno un cambio, questo è proprio un'aggiunta alla combo che non esisteva in Monster Hunter World. Dopodiché, dopo un set step, possiamo fare degli switch, che è super comodo. Per la overall mobility dell'arma, come potete vedere, è molto molto comodo overall, anche perché possiamo farlo in tutte le direzioni, come vi sto mostrando, quindi molto utile questa cosa qui. E vabbè, sì, in realtà queste modalità spada hanno, diciamo, rallentato questo attacco qui. Ora, terzo e ultimo cambiamento che purtroppo potrò mostrare solamente più tardi. Mentre siamo in Power Axe, no, in Power Axe, in Amped State, succedono due cose. Innanzitutto, le esplosioni extra vengono applicate anche in modalità ascia, quindi vuol dire che l'ascia diventa automaticamente più forte, di default, solo per questo cambio. Soprattutto diventa più forte questo, perché comunque le esplosioni sono danno fisso, non importa del motion value della mossa che le applicate, ma fanno danno fisso. Questa, visto che è la movenza con il più alto, diciamo, con il più alto numero di attacchi al secondo, ok, è proprio la mossa con l'attack speed più alto della Switch Axe ed è un infinite combo, tra virgolette, è anche quella che applica le esplosioni secondarie il più rapidamente possibile, quindi molto molto forte, comunque come concatenazione. E cosa ulteriore, mentre noi siamo in Amped State, lo vedete dopo, e ci attacchiamo al mostro, ok? Perché c'è ancora il Zero Sum Discharge. Il mostro non ci può disarcionare. Quindi ogni volta che lo facciamo è come se abbiamo il Rocksteady. Ultima cosa, che non lo vorrei chiamare cambiamento perché ancora non ne sono sicuro al 100%, su quello dovremmo aspettare il gioco finito. Ma a quanto pare, l'esplosione finale della Switch Axe. E non l'ho fatta perché ho smesso di attaccare. Quindi è stato un momento anticlimatico. Questa esplosione finale pare che faccia danno indipendentemente dalle zone, quindi sembra che è true damage, un po' come se fosse l'esplosione di una Gunlance, perché a quanto pare, cioè i vari tick di danno fanno ovviamente danno dipendente dalla zona, l'esplosione finale pare di no, perché faccio lo stesso quantitativo di danno sugli artigli, sulla faccia e sulla coda, quindi io immagino che l'esplosione sia un'esplosione che adesso è tipo shelling praticamente. Chissà, e su questo sarei davvero tanto curioso di vedere se artiglieria influenza, perché sarei davvero tanto curioso di vederlo. Anyway, quindi questo è questo. Le arti della Switch Axe, quello che almeno abbiamo qui, ovviamente non sappiamo quali sono le altre due. C'è quella con Nyx. Questo qui è un attacco che ha super armatura, dal quale ovviamente possiamo poi fare immediatamente combo dopo. Io credo che questo qui lo andremo a rimuovere nel gioco finito. Ti muove davvero troppo e sinceramente non serve. Quello davvero overpowered invece è questo qua, quello con A. Perché è un Moi, questo qui in realtà è un Moi e soprattutto non è solamente un Moi, è un Moi
che poi ti carica anche la barra della spada, ma non ti carica solo la barra della spada, impedisce alla barra della spada di calare per qualche secondo. È overpowered, ragazzi, questa arte di caccia, questo Silk Bind Attack, ed è per questo che appunto io credo fortemente che sarà tipo quello che noi andremo a utilizzare praticamente, period, sulla Switch Axe. Ora andiamo dalla Radiant e facciamo un po' di pratica effettiva. Ovviamente tutto il resto delle movenze non l'ho mostrato, ma noi abbiamo tutto quello che avevamo in World Iceborne, niente di più e niente di meno. Oltretutto abbiamo preso dall'Aerial di nuovo il poter comunque fare questo qua da praticamente a mezz'aria. Così ci siamo arrivati. Giusto per, a scopo dimostrativo appunto, per farvi vedere. Oltretutto, vedete? Completamente elusa la quotata della Radian. Ok, ho ottenuto addirittura come bonus la capacità di... Abbiamo un bello switch potente. Non mi piace che ci sia il gradino. Solo per questo vorrei un attimo riattivare, come si dice, i danni. Perché vi voglio far vedere appunto quella cosa che vi dicevo prima, che non ho capito se non è confermata al 100%, ma esiste una buona chance che sia così. Ora, giusto per darvi una cosa, voilà. Peccato. Ok, adesso mi attacco alla faccia, no? Faccio tutta una serie di tic. 183, giusto? Ora provo ad attaccarmi da un'altra parte, per esempio alla coda. Ok, meglio ancora qui. E ho fatto di nuovo 183. Ora non è possibile che la coda e la faccia abbiano la stessa identica hit zone. Quindi io credo che sia Shelling Damage. Ed è un buff spaventoso ovviamente per la Switch Axe. Perché ovviamente noi lo faremo il Zero Sum Discharge, specialmente adesso che abbiamo il Rock Sedimental integrato al Zero Sum Discharge, insomma. Perché non c'è davvero alcuna ragione per cui noi non dovremmo farlo, onestamente. Oh. Animation cancel. Pam, pam, pam. Possiamo anche riposizionarci immediatamente quando facciamo sta cosa, oltretutto. Il ciò è ovviamente fantastico. Qua prendo la shortcut utilizzando il wirebug direttamente, perché si può seguire la Radian in questo modo. È una cosa che faccio spesso, quindi è questa cosa qua. Perché ovviamente, essendo danno da shading ed essendo un botto di danno, non è solamente il fatto che è danno da shading, ma è un botto di danno. Oltretutto avete visto anche il secondo modo per, e ve lo faccio anche rivedere, per switchare in quel modo lì, è overhead smash, double swing verso il basso. È il migliore modo per fare switch, eh. Qui avrei dovuto utilizzare ancora una volta la Wire Art. Allora. 1, 2, 3, 4, 5. Double switch. E qua l'ho mogliato normalmente la codata, perché altrimenti non ce l'avrei fatta. Ah. Abbiamo ancora Super Armor.
Anche questa acutezza arancione. L'unica cosa è che ancora ho un animation commitment spaventoso questo attacco. È andata così. E quindi sì, opinioni sulla Switch Axe, quindi è purtroppo, ripeto, è tier 2 perché siamo troppo legati dalle wear art. Cioè, se io queste wear art non le ho attive, sfortunatamente, raga, è quello il problema principale. Io tutte queste giocate qua, no, semplicemente non potevo farle. E questo è il problema che è la Switch Axe in questo momento. Il fatto che di essere totalmente legati dai Silk Bind Attack. Se questo limite in qualche modo nel gioco finito si supererà, oppure il danno è talmente tanto alto che è praticamente, non dico non dico che si può eludere, ma che comunque si può semi-ignorare, allora lì ovviamente ci sarà da fare una riconsiderazione. Probabilmente diventerà un solido tier 1. Tier 0 ne dubito, perché semplicemente non ha counter. Purtroppo per le armi, per essere tier 0, o sono levi Bogan, oppure gli serve mobilità insana, danni, counter e tante altre cose. Anyway, quindi questa era la Twitch Axe, spero che vi sia piaciuta. Ripeto, per me, le mie opinioni al riguardo sono comunque molto positive rispetto a World, perché è comunque migliorata di parecchio. E la cosa bella che hanno fatto è appunto integrare l'ascia bene con la spada. Non solo perché adesso ha senso switchare, non solo perché le Silk Bind Attack ti fanno switchare, non solo perché hanno aggiunto modi ulteriori di switchare molto forti, ma perché adesso possiamo prendere un buff in ascia che si applica sulla spada e un buff in spada che si applica sull'ascia. Che è spettacolare come cosa. E il modo più efficiente di utilizzare in buff in ascia è usare la spada. E il modo più efficiente di usare il buff della spada è attaccare in ascia. Oltretutto, eravamo tanto preoccupati sul Zero Sum, ma adesso sei in costante, eccetera. Gli hanno dato l'effetto del Rocksteady. Quindi, su quello siamo appunto a posto. E il fatto che comunque, probabilmente, è true damage è spettacolare. Perché questo vuol dire che contro mostri super corazzati potete andare su Chucks e fate a fondo esplosione, letteralmente. E tanto la modalità ascia, la modalità spada, oltretutto anche super armor. Quindi, yeah. Ragazzi, grazie mille per la visione di questo video. Che aspetta tutto, ci vediamo alla prossima. I link di tutte quante le cose, media, bla bla bla, sono ovviamente tutte quante in descrizione. Quindi vi invito ovviamente ad andare a vedere.